Ok, buongiorno a tutti, sono Francesca Ferrara, introduco questo webinar con il quale apriamo un nuovo ciclo di 6 webinar di approfondimento delle tematiche trattate nei mesi precedenti e anche diciamo, di nuove tematiche di interesse dei responsabili dei SUAP. Sapete bene che programma è questo della Regione Piemonte, è rivolto prevalentemente ai responsabili di sportelli unici a fine di, diciamo, aumentare la possibilità di risolvere tutti i problemi con i quali loro si trovano, diciamo, a discutere e a lavorare tutti i giorni. Questi sono i nuovi webinar che abbiamo previsto e che sono online e al quale quindi vi potete già iscrivere. Molti di voi lo hanno fatto. Come vedete, affronteremo anche alcune tematiche, diciamo, di carattere un po' più specifico, in particolare quel incontro della prossima settimana al quale parteciperà anche il responsabile dell'ufficio della Regione Piemonte, che è l'ingegnere Scifo, è sul procedimento autorizzatorio unico regionale, sul quale la Regione Piemonte ha anche fatto delle linee guida e degli interessanti diagrammi di flusso, quindi vi invito tutti quanti a partecipare. Il webinar avranno, diciamo, la struttura che hanno avuto quelli precedenti, come al solito, essendo riservati al personale delle amministrazioni della Regione Piemonte, sono, tra virgolette, a numero chiuso, quindi dovete iscrivervi e soprattutto dovete, per qualsiasi cosa, eventualmente contattare per i vostri colleghi che non sono ancora iscritti, devono inviare una scheda anagrafica all'indirizzo piemontesuap@formes.it in modo tale che possano essere abilitati a iscriversi agli eventi. Vi ricordo che a questo link che vedete giù trovate non solo tutte le registrazioni dei webinar precedenti, ma anche le risposte alle domande alle quali non è stato possibile dare risposta nel corso dei webinar o approfondimento di risposte date durante il webinar e anche le slide di presentazione di chi ha effettuato gli interventi. Oggi l'intervento sarà a cura di Massimo Pugioni e affronterà le tematiche relative ai titoli abilitativi edilizi, tematica che è già stata affrontata, ma sulla quale è stato necessario, diciamo, fare un approfondimento dato, diciamo, l'ampiezza del tema. Auguro a tutti un buon webinar. Vi ricordo che potete porre le domande in chat e nell'ultima mezz'ora, 40 minuti, l'ingegner Pugioni risponderà alle stesse e a quelle, vi ricordo, alle quali non è stato possibile rispondere, saranno successivamente pubblicate al sito, alla pagina di Eventi PA dove vi siete iscritti, che è questa riportata qui giù. Quindi buon webinar a tutti, io rimarrò collegata e passo la parola all'ingegner Pugioni. Buongiorno, grazie Francesca, buongiorno a tutti. Spero mi sentiate correttamente. La giornata di oggi è rivolta a un approfondimento sul tema dei procedimenti edilizi. Lo scorso 15 febbraio abbiamo svolto il primo webinar sul tema dello sportello unico per l'edilizia e sugli interventi edilizi, dove abbiamo fondamentalmente fatto una carrellata su quelle che sono le categorie di intervento edilizio previste dal DPR 380 del 2001.
Oggi cercheremo di approfondire i diversi titoli abilitativi, quindi dal permesso di costruire alla scia, alla CILA, agli interventi di edilizia libera, per cercare di capire un po' più in dettaglio la gestione delle diverse tipologie di procedimento. Si tratta di un argomento molto vasto e sfaccettato, per cui diciamo, cerchiamo di vedere quel che riusciamo sperando di esaurire tutto l'argomento. Non so se le mie slide non sono disponibili. Francesca, tu hai ancora la webcam attiva? Se è possibile mettere le mie slide, posso entrare, diciamo, nel merito della. Vediamo se riesco io. Fare Sai com'è, deve fare Stefania? Stefania, alla quale adesso scriviamo in chat. Scusate perché a meno che non siano. No, in avanti non sono, quindi non sono in questo documento. Vediamo, non si sia spostata nel frattempo. Vabbè, vi dicevo, la volta scorsa abbiamo. Ecco qua. Grazie. La volta scorsa ho visto passato in rassegna tutte le categorie di intervento che sono previste dall'articolo 3 del DPR 380 del 2001. Quindi dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica. La registrazione del webinar del 15 febbraio 2022, così come le slide e la risposta alle domande, sono disponibili sulla pagina dedicata del portale 20PA. Oggi invece vedremo il lato destro di questa slide, quindi diversi regimi amministrativi e titoli abilitativi previsti sempre dal DPR 380 del 2001. Questo è sempre un riassunto di quello che abbiamo visto la volta precedente, in cui abbiamo visto che le diverse categorie di intervento edilizio sono, diciamo, come una matrioska, nel senso che le categorie di intervento via via che divengono più gravose racchiudono le categorie di intervento più semplici. Per cui l'intervento edilizio deve essere sempre valutato nel suo complesso, individuando in quale categoria ricade, per poi individuare in corrispondenza il titolo abilitativo a cui l'intervento è soggetto. I titoli abilitativi edilizi si comportano esattamente allo stesso modo, nel senso che il titolo abilitativo più gravoso racchiude gli interventi che di per sé potrebbero essere soggetti a un titolo abilitativo più semplice e quindi meno gravoso. Se io ho un intervento che comprende, ad esempio, una modifica della sagoma con delle modifiche interne a un immobile, le modifiche interne all'immobile di per sé possono rientrare nella manutenzione straordinaria, ma se l'intervento nel suo complesso prevede anche una modifica della sagoma dell'immobile, dobbiamo salire ad una categoria superiore che è la ristrutturazione edilizia e conseguentemente è necessario il permesso di costruire che assorbe anche la CILA che sarebbe necessaria per le sole opere interne. Quindi dobbiamo sempre guardare qual è il titolo abilitativo più gravoso necessario per il nostro intervento senza bisogno, diciamo, di ottenere più titoli abilitativi, di cui magari uno più gravoso e uno più semplificato, per il medesimo intervento. La categoria più semplice, partiamo dal basso, diciamo, per salire fino a quello più gravoso, sono gli interventi di edilizia libera. Gli interventi di edilizia libera che sono indicati all'articolo 6 del DPR 380 del 2001 sono interventi per i quali nessun adempimento è dovuto. Sul piano strettamente edilizio, questa è una questione un po' delicata e che molto spesso i cittadini, ma anche i tecnici, faticano a comprendere. Nel senso che quando la norma mi dice che per gli interventi indicati all'articolo 6 del DPR 380 del 2001 non è dovuto alcun titolo abilitativo edilizio, sta parlando
squisitamente dell'aspetto edilizio. Ciò non toglie che possano essere necessari ulteriori titoli abilitativi in conseguenza di particolari vincoli che insistono sull'area o sull'immobile oggetto di intervento che necessitano dell'acquisizione di uno o più titoli abilitativi. Io posso avere un intervento di manutenzione ordinaria che è edilizia libera e quindi non è soggetto a nessun adempimento sul piano edilizio, ma che siccome modifica, per esempio, l'aspetto esteriore del fabbricato, se è ubicato in area soggetta a vincolo paesaggistico, può essere che l'intervento sia soggetto a autorizzazione paesaggistica nel suo complesso. Aspetta che vediamo se riesco a, perché qualcuno forse ha toccato lo zoom, no, non si Sono vede stata più io, nulla. scusa. Sì, no, ma si vede comunque, non importa. Diceva, forse da qui, ecco, così, no? Eccolo qua. Ok, dicevo. Questo perché il DPR 380 ci dice che nessun adempimento è dovuto nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Facciamo un esempio banale, un intervento in cui io devo semplicemente tinteggiare la facciata esterna di un immobile, magari cambiandone il colore, l'immobile era precedentemente giallo, lo voglio fare rosso, sono in zona soggetta a vincolo paesaggistico, sul piano edilizio è una manutenzione ordinaria, non è soggetta assolutamente a niente, ma se io sono in zona vincolata paesaggisticamente, per cambiare ad esempio il colore del mio immobile, devo ottenere un'autorizzazione paesaggistica, quindi quell'intervento che sul piano edilizio è libero è soggetto comunque ad un titolo abilitativo. Questo può succedere anche per, non solo per caratteristiche di vincoli che insistono sull'area, ma anche per particolari caratteristiche dell'attività che deve essere esercitata nell'immobile. Per cui io, ad esempio, posso avere un intervento di edilizia libera interno ad un fabbricato su cui magari voglio andare a esercitare una determinata attività. Se questa attività è soggetta, ad esempio, ai controlli di prevenzione incendi, potrebbe essere necessario ottenere un parere sul progetto da parte dei vigili del fuoco, anche se l'intervento sul piano edilizio è libero. Come vi dicevo, l'elenco degli interventi di edilizia libera è contenuto nell'articolo 6 del DPR 380 del 2001. Sono sicuramente gli interventi di manutenzione ordinaria. L'altra volta, il 15 febbraio, abbiamo visto anche alcuni esempi di interventi di manutenzione ordinaria che sono riportati nel glossario degli interventi di edilizia libera che è stato approvato in conferenza unificata Stato-Regioni, dove troviamo, oltre, diciamo, alle semplificazioni degli interventi di manutenzione ordinaria, un elenco con delle esemplificazioni di tutte le categorie di intervento di questo elenco che rientrano appunto nell'edilizia libera. L'installazione delle pompe di calore aria-aria, quelle, diciamo, classiche con gli split di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico ad esclusione della ricerca di idrocarburi e che siano eseguite al di fuori del centro abitato, i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, quindi ad esempio gli spostamenti di terreno finalizzati ad attività agricole, ma anche taglio di alberi piante, sono pratiche agro-silvo-pastorali per l'appunto, dal punto di vista edilizio sono liberi, anche se potrebbero essere, spesso sono soggetti a autorizzazione per vincolo idrogeologico forestale. Le serre mobili stagionali sprovviste di strutture e muratura funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e ancora le opere, questo è un punto particolarmente, come dire, scivoloso, opere stagionali e opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a 180 giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio. Vi ricordo, questo l'ho detto anche la volta scorsa, ma fa sempre bene ricordarlo, che quando parliamo di opere temporanee, opere precarie, non dobbiamo guardare il fatto che io quell'opera la possa smontare e rimuovere anche in un'ora se voglio. Devo andare a guardare, come ci dice la definizione normativa, peraltro, la temporaneità e l'eccezionalità del bisogno che quell'opera sta andando a soddisfare. Se io in un terreno inedificabile, per esempio in zona H, in zona di tutela integrale, vado a sistemare una roulotte o due roulotte che non sono lì per soddisfare un bisogno temporaneo, ma io ci abito, ci apro un chiosco bar o qualcosa del genere. Quello non è un bisogno temporaneo e conseguentemente l'intervento, anche se quella roulotte ha le ruote e io in 10 minuti sono in grado di toglierla se voglio, di fatto bisogno che sto andando a soddisfare non è temporaneo e quella non è un'opera precaria, non rientra in questo punto. Quindi devo andare a guardare qual è l'esigenza contingente e temporanea che quell'opera precaria sta andando a soddisfare. Opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali tombati. Pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio tipo o impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terreni adiacenza da realizzare al di fuori della zona A. Quindi questo è molto importante, perché sono edilizia libera i pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici, e qui si manda a regolamento edilizio tipo, ma anche gli impianti di comunicazione elettronica di cui abbiamo parlato nel webinar della settimana scorsa, posti su strutture o manufatti fuori terra diverse dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, sempre se siamo al di fuori dei centri storici. Ciò non toglie che si applichino comunque a questi casi il regime autorizzatorio previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche che abbiamo approfondito nel webinar della settimana scorsa. Ancora, aree ludiche senza fine di lucro e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Anche questa definizione è un po' generica, troviamo qualche esemplificazione più dettagliata nel glossario degli interventi di edilizia libera, ma per questioni di tempo tiranno, oggi non faccio in tempo a farvi vedere questi esempi, ma li trovate se aprite il glossario delle opere di edilizia libera. Salendo di un gradino dalle opere di edilizia libera mi ritrovo il titolo abilitativo più semplice, a parte ovviamente l'assenza di titolo abilitativo, che è la CILA. La CILA è la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato. La norma non è particolarmente felice, cioè la denominazione, a mio modesto parere, non è particolarmente felice. Perché quando noi parliamo di comunicazione di inizio lavori, a volte si fa confusione tra la comunicazione di inizio lavori, che è la CILA, e quindi un titolo abilitativo specifico, dalla comunicazione di inizio lavori, che è, diciamo, la comunicazione con cui l'interessato avvisa l'amministrazione del fatto di aver avviato i propri lavori in caso di intervento che è stato legittimato con un permesso di costruire o con una SCIA. Quella è una cosa diversa. È un adempimento successivo all'acquisizione del titolo abilitativo, con cui si comunica semplicemente di aver avviato i lavori. La CILA è un titolo abilitativo ad efficacia immediata, come tutte le comunicazioni, quindi consente l'immediato avvio dei lavori e anche questo è sempre nel rispetto delle altre normative vigenti. Per cui il fatto che sul piano strettamente edilizio un intervento sia soggetto a una semplice comunicazione con asseverazione del tecnico abilitato
non ci deve trarre in inganno perché anche se siamo in un regime semplificato sul piano edilizio, potrebbero essere necessari anche in questo caso uno o più titoli abilitativi anche espressi in conseguenza di particolari vincoli che insistono sull'area o sull'immobile o per la tipologia di destinazione che quell'immobile ha. Esattamente come vi ho detto nel caso dell'edilizia libera. Poi vediamo tra un attimo, quando parliamo della SCIA, come si coordina l'acquisizione di titoli abilitativi espressi con il titolo abilitativo edilizio nel caso in cui questo sia una SCIA o una CILA, quindi un titolo ad efficacia immediata. Gli elementi essenziali della CILA sono l'asseverazione del tecnico abilitato che attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono pienamente conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che questi lavori sono compatibili con la normativa in materia sismica, con quella sul rendimento energetico dell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. Perché se c'è interessamento delle parti strutturali dell'edificio non è sufficiente la CILA, dobbiamo salire ad un titolo abilitativo superiore. Ci vuole un elaborato progettuale, la norma non mi dice in che cosa deve consistere questo elaborato progettuale, non mi dice che deve avere determinate caratteristiche a livello di elaborati relazionali o di tavole grafiche, però deve essere, diciamo, devono esserci degli elaborati progettuali sufficienti a illustrare in maniera compiuta l'intervento che si propone di realizzare. Nonché i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Questo è un elemento sicuramente importante della CILA, anche se a volte, soprattutto nei casi di CILA condizionata, quando oltre alla CILA io devo acquisire ulteriori titoli abilitativi, per esempio l'autorizzazione paesaggistica, che necessita di tempo per essere acquisita. A volte crea dei problemi all'interessato perché potrebbe non essere a conoscenza ancora di quale sarà l'impresa a cui affiderà la realizzazione dei lavori. Tanto quanto se io ho una CILA pura, diciamo, senza vincoli, senza titoli abilitativi espressi da conseguire, si presume che nel momento in cui io comunico l'inizio dei lavori so già qual è l'impresa che me li eseguirà? Però, siccome c'è anche la possibilità di una CILA condizionata quando ci sono altri titoli da acquisire, che quindi di fatto dal momento della presentazione della CILA al momento in cui iniziano i lavori potrebbero passare anche dei mesi, non è così scontato che l'interessato sappia subito qual è l'impresa a cui affidare i lavori. Tuttavia, la norma ci impone di comunicarlo, quindi qui potrà comunicare un'impresa e eventualmente poi comunicherà la sua sostituzione nel caso in cui, nel momento in cui inizia effettivamente i lavori, l'impresa sia stata cambiata. Cioè, la norma prevede anche che per gli interventi soggetti a SCILA, ovvero a CILA, ovvero a comunicazione di fine lavori, sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale. Quest'ultima è tempestivamente inoltrata dall'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Che io sappia, questa è una disposizione di difficilissima applicazione, non conosco esempi in cui viene applicata effettivamente questa disposizione, anche se ammetto potrebbe essere un'ignoranza da parte mia, nel senso che nella mia realtà non ho mai visto questa norma applicata così come è scritta, anche perché non è facilissimo, tenendo conto soprattutto del fatto che i sistemi catastali hanno dei software di trasmissione telematica che non si interfacciano facilmente con quelli in uso dai SUAP e dei SUE che gestiscono normalmente i procedimenti edilizi. Sicuramente questo è un argomento da esplorare e da approfondire anche alla luce del nuovo allegato tecnico del DPR 160 che vorrebbe risolvere anche questi problemi di interoperabilità tra sistemi informatici. A quali interventi si applica la CILA? La CILA, perdonatemi se, come dire, io vi sto un pochino rovesciando la logica, ma preferivo comunque partire dal titolo abilitativo più semplice per salire verso quello più gravoso. La CILA è un titolo abilitativo per cui la norma non prevede, a differenza del permesso di costruire, della SCIA
Alternativa al permesso di costruire della stessa edilizia libera, nella Cina non c'è un elenco. Giustamente non c'è un elenco, perché se io avessi fatto un elenco per l'applicabilità, diciamo, di tutti gli istituti, poi avrei sempre avuto dei casi a cui non avevo pensato. Quindi il legislatore, in maniera abbastanza acuta, ha previsto che la CILA sia applicabile a tutti i casi, a tutti gli interventi edilizi che non rientrano negli elenchi previsti per gli interventi soggetti a permesso di costruire e per gli interventi soggetti a SCIA, e che ovviamente non sono interventi di edilizia libera. E quindi è residuale, è il titolo abilitativo residuale che ricomprende tutti i casi che non sono espressamente elencati per gli altri tipi di titolo abilitativo. Tra questi in particolare vi segnalo, anche se non sono elencati, ma di fatto si applica la CILA agli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti. Questo perché se riguardano le parti strutturali o i prospetti si applica la SCIA. Se non riguardano queste parti abbiamo la CILA. E si tratta di un gran numero di interventi, diciamo, tra quelli che i comuni ricevono, diciamo, nel quotidiano. Rientrano anche gli interventi di super bonus che vanno molto in voga in questo periodo di Superbonus 110, ma su quello tra 2 settimane faremo un focus a parte, perché quella è una CILA speciale, diciamo una CILA con alcune elementi peculiari che meritano una trattazione a parte, soprattutto per l'attualità in questo periodo. Ancora sono soggetti a SCILA, a CILA, gli interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardano le parti strutturali dell'edificio. Le regioni, come ci dice il DPR 380, possono estendere la disciplina della CILA a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal DPR 380 del 2001 e disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco. Vi ricordo che la CILA non è una SCIA e anche se i due istituti sono molto simili, se vogliamo, perché comunque entrambi si sostanziano uno in una comunicazione, uno in una segnalazione, ma la differenza terminologica di questi due, diciamo, questi due termini è molto, come dire, sottile, ed entrambe contengono un'asseverazione di un tecnico abilitato. Però mentre la SCIA è normata in maniera puntuale dall'articolo 19 della 241, che ci dice, ci dà una tempistica per l'effettuazione dei controlli e ci dice anche come io devo agire in caso di carenza di requisiti e di presupposti, la comunicazione è un istituto che a tutt'oggi non è normato in maniera compiuta e completa per quanto riguarda appunto il versante dei controlli, delle verifiche che l'amministrazione deve svolgere una volta ricevuta la comunicazione o anche la CILA. E quindi, diciamo, il DPR 380 demanda la disciplina dell'effettuazione dei controlli anche a campione ed eventualmente con sopralluoghi in loco per la CILA alle regioni. Sul piano sanzionatorio, la mancata trasmissione della CILA è soggetta ad una sanzione pecuniaria di 1.000 euro. La sanzione è ridotta di 2/3 se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. Quindi se io presento la CILA a lavori iniziati, ma non ancora terminati, non pago 1.000 euro di sanzione, ma ne pago 1/3. E quindi 333, eccetera. Saliamo ancora di un gradino alla segnalazione certificata di inizio lavori, alla SCIA. La SCIA è appunto una SCIA, una segnalazione certificata di inizio lavori a cui si applica l'articolo 19 della legge 241 del 90. Una particolare SCIA perché è accompagnata, come ci dice il DPR 380 del 2001, da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri, quindi il progettista, anche attraverso
gli elaborati progettuali deve asseverare la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Vi faccio notare che mentre nella CILA il tecnico abilitato deve attestare sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e niente di più, nella SCIA deve attestare che sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati. Cioè, non solo deve essere conforme con lo strumento urbanistico vigente, ma anche non in contrasto con quelli che sono stati adottati, ma non ancora in vigore. Non si pone nel caso della SCIA il problema della misura di salvaguardia che potrebbe intervenire successivamente, perché non è una domanda, ma è una segnalazione con asseverazione, e quindi il tecnico deve direttamente asseverare la conformità agli strumenti urbanistici. Quindi non può manifestarsi il caso di una SCIA con l'intervento che sia, come dire, in contrasto con uno strumento urbanistico adottato, perché sarebbe un'asseverazione falsa o quantomeno errata. Nonché rispetto alle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Ancora, sulla SCIA il 380 non è particolarmente, non è particolarmente, cioè è scritto bene, nel senso che è molto scarno nell'articolo che norma la SCIA vera e propria e più dettagliato nell'articolo successivo che disciplina la SCIA alternativa al permesso di costruire. Questo probabilmente anche perché la disciplina generale della SCIA è contenuta nell'articolo 19 della legge 241 del 90, però tuttavia alcune disposizioni dell'articolo sulla SCIA alternativa al permesso di costruire sembrano applicabili anche alla SCIA in generale, tra cui il fatto che la SCIA è corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori, lo era la CILA, a maggior ragione la SCIA. Anche se anche in questo caso potremmo avere il problema nel caso di SCIA condizionata di lavori che non iniziano subito di non sapere ancora qual è l'impresa ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni, quindi vale per 3 anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a una nuova SCIA e l'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. Non ci dice qui, non, la norma non dettaglia i termini di validità come nel caso del permesso di costruire che ha 1 anno per iniziare i lavori e 3 anni per finirli da quando li ha iniziati. La SCIA vale 3 anni, quindi nell'arco di questi 3 anni i lavori possono iniziare e si devono concludere, comunque nei 3 anni. È più semplice, diciamo. Mentre per la CILA, siccome vedo con la coda dell'occhio che qualcuno discute di questo, per la CILA la norma non prevede nessun termine di validità del titolo abilitativo, per cui di fatto, essendo un titolo più semplice, non decade col decorso del tempo. Io non andrei per analogia a prevedere un termine di validità, anche se mutuato da un altro titolo, perché è un altro titolo. La norma, quando ha voluto dire che un titolo abilitativo aveva dei termini di validità, l'ha detto espressamente. Il permesso di costruire vale 1 anno più 3, la SCIA vale 3 anni, sulla CILA niente ci dice, a meno che la normativa regionale non abbia integrato il DPR 380 prevedendo un termine di validità, ma non mi risulta che neanche la norma piemontese abbia fatto questo. A quali interventi si applica la SCIA? Si applica agli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti. Quindi, come vi dicevo prima, se non riguardano le parti strutturali o i prospetti, si applica la CILA, se no saliamo alla SCIA, e così come il restauro e il risanamento conservativo. Se riguardano le parti strutturali dell'edificio, andiamo in SCIA.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera, cioè ristrutturazione edilizia, vi ricordo che le definizioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eccetera, le ho approfondite abbastanza nel webinar dello scorso 15 febbraio e quindi diciamo, rimandiamo a quello. Ristrutturazione edilizia leggera sono gli interventi diversi rientranti nella definizione di ristrutturazione edilizia, quindi un intervento di modifica abbastanza rilevante del fabbricato, che però non comporti modifica alla volumetria complessiva dell'edificio e che se, diciamo, per gli immobili in centro storico, quindi in zona A, non comporti modifica della destinazione d'uso, oppure no, se l'immobile è sottoposto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, la ristrutturazione edilizia non deve comportare mutamenti della destinazione d'uso, no, scusate, modifiche della sagoma o della volumetria o dei prospetti degli edifici. Se non rientriamo in queste condizioni, quindi se modifica la volumetria, modifica la destinazione d'uso in centro storico o modifica la sagoma, la volumetria o i prospetti di edifici soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004, non è adeguata la SCIA, entriamo nel campo della ristrutturazione edilizia pesante, dobbiamo salire di livello al permesso di costruire. Ancora, lo stesso articolo. Se non ricordo male, 22 del DPR 380 del 2001 prevede che la SCIA sia applicabile alle varianti in corso d'opera. Per variante si intende una modifica del progetto durante i lavori di realizzazione del progetto stesso. Varianti a permessi di costruire, quindi a un titolo abilitativo originario, che era il permesso di costruire, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio se è soggetto a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Quindi se ho queste varianti non rilevanti a un permesso di costruire, le posso legittimare con una SCIA. E ancora, varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, tutela del patrimonio storico-artistico e archeologico e alle altre normative di settore. Le posso, in questo caso, anche comunicare purché prima della fine dei lavori. Anche diciamo, posso aver già realizzato il progetto modificato, sempre che io abbia acquisito preventivamente gli eventuali atti di assenso espressi eventualmente necessari. Anche nel caso della SCIA, le regioni a statuto ordinario, con legge e non con altro atto, possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle SCIA. E comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi soggetti al regime della SCIA, senza obbligo di pagamento del contributo di costruzione. Cioè l'interessato, al luogo della presentazione di una SCIA, può optare per chiedere il rilascio di un permesso di costruire e quindi di un titolo espresso per realizzare quel medesimo intervento, senza che questo comporti l'onerosità del titolo, perché la SCIA è un titolo di per sé a titolo gratuito, mentre il permesso di costruire è oneroso. Il fatto che l'interessato scelga di auto, come dire, aggravarsi il regime amministrativo applicabile non comporta come dire, l'aggiunta di oneri economici da questo punto di vista. Per i controlli che devono essere svolti nel termine di 30 giorni, come ci dice l'articolo 19,6 bis della 241, si applica quanto previsto dall'articolo 19, commi 3 e 6 bis, limitatamente alla tempistica, della legge del 241 del 90. Quindi, per quanto riguarda
la possibilità di ordinare la conformazione entro un termine non inferiore a 30 giorni o il divieto di prosecuzione dell'attività e l'ordine di rimessa in pristino, quindi di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Non mi rinfilo in questo argomento perché l'ho trattato in maniera abbastanza approfondita durante il webinar dello scorso 25 gennaio, che in caso sia necessario vi come dire, invito ad andarvi a rivedere. Questo è un tema, come dire, lo stesso articolo 19 della 241, ma anche lo richiama il DPR 380 del 2001, lo richiama a proposito della SCIA alternativa al permesso di costruire, ma essendo una cosa mutuata dalla 241 è assolutamente applicabile anche alla SCIA. Ci dice questo: nei casi in cui la norma vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, quindi se oltre alla SCIA sul piano edilizio sono necessari altri pareri, verifiche, atti abilitativi, saltiamo un attimo le eccezioni, questi sono sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici, dai regolamenti edilizi da produrre a corredo della SCIA, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Cosa vuol dire? Questo vuol dire che il regime della SCIA si estende anche al di fuori del campo strettamente edilizio, perché ci dice: sul piano edilizio questo intervento è soggetto a SCIA. Se sono necessari pareri, verifiche, altri atti abilitativi, preventivi all'effettuazione di questi lavori, il principio generale è che anche quelli sono assoggettati alla SCIA e quindi sono sostituiti dalle asseverazioni dei tecnici abilitati, con però tutta una serie di eccezioni che sono le eccezioni al campo di applicabilità della stessa SCIA. Quindi vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistico-culturali, nonché gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché gli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica e quelli imposti dalla normativa comunitaria. Di fatto, questo è, come dire, un gigante con i piedi d'argilla, nel senso che il legislatore ci ha voluto dire: sì, guardate che il principio della SCIA si estende anche a tutte le verifiche preventive in altri ambiti, con tutte queste eccezioni, però in ambito edilizio fatico a trovare delle verifiche preventive che non rientrino in queste eccezioni, perché in genere si riferiscono a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici, cioè, e quindi, proprio perché sono esclusi dall'ambito di applicazione della SCIA, non possono essere sostituiti da un'asseverazione, a meno che la stessa normativa di settore non me lo preveda espressamente. Però non mi vengono casi, non mi vengono esempi, potrebbe venirmi l'esempio per esempio, che ne so, la realizzazione di un'industria insalubre in cui la norma prevede che possa, debba essere comunicata all'autorità competente con almeno 15 giorni di preavviso. Siamo qui. Oppure, per esempio, la rimozione dell'amianto, dove si prevede il deposito del piano di lavoro alla ASL competente con un preavviso di almeno 30 giorni. Ecco, in questo caso siamo sempre sull'ambito dell'autocertificazione. Certo è che se l'intervento soggetto a SCIA necessita di autorizzazione paesaggistica, sismica e via dicendo, non siamo qui, ma siamo nel caso successivo. Cioè, nel caso in cui si applica la disciplina della SCIA e della CILA, come vi ho detto prima, vi ho detto, tornerò su questo dopo,
Quindi se il titolo edilizio è la SCIA, ma anche la CILA, e per la realizzazione di quell'intervento però sono necessari uno o più atti di assenso espressi, comunque denominati, si applica l'articolo 23 bis del DPR 380 del 2001, che coordina l'acquisizione di titoli atti abilitativi espressi con un titolo che di per sé è immediatamente efficace. L'articolo 23 bis prevede due strade possibili. La prima, che non mi piace particolarmente personalmente, ma al di là di questo la vedo un po' obsoleta, è la possibilità di presentare prima della SCIA, o quindi chiedere, tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per l'intervento edilizio. Quindi chiedere, per esempio, prima l'autorizzazione paesaggistica e una volta ottenuta l'autorizzazione paesaggistica, presentare la SCIA o la CILA, avendo quindi già acquisito il titolo abilitativo. Presupposto. Personalmente non mi piace particolarmente perché a me piace sempre di più ragionare in termini di procedimento unico. Questo spezzare il titolo abilitativo in due tronconi, anche se uno è discrezionale, quindi necessita dell'acquisizione di un atto espresso, e l'altro è una semplice comunicazione o segnalazione certificata, non mi convince del tutto, personalmente, e poi per carità. L'altra possibilità, che è sicuramente più in linea anche con le più recenti norme di semplificazione che hanno introdotto la SCIA condizionata, nonché con le norme di unicità del procedimento del DPR 160 in ambito SUAP, che è la possibilità di presentare l'istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione o alla comunicazione nel caso di CILA. In questo caso si applica il regime della SCIA condizionata di quell'articolo 19 bis, comma 3 della legge 241 del 90, per cui quella SCIA o quella CILA sono ad efficacia, diciamo, sospesa fino all'acquisizione degli atti di assenso espressi necessari. L'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi. Molto velocemente, passiamo in rassegna le sanzioni per la mancata SCIA, velocemente perché mi sono reso conto che poi anche su questo ci sarebbe da fare forse un altro webinar, ma andremmo anche un pochino fuori tema, perché a me interessa più parlare delle tipologie di procedimento amministrativo più che dell'aspetto sanzionatorio. Però, giusto per completare il discorso sulla SCIA, la realizzazione degli interventi edilizi in assenza di uniformità della SCIA comporta una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile e comunque misura non inferiore a 516 euro. Non è prevista di per sé la sanzione demolitoria, che invece è prevista al comma 2. Per interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili comunque vincolati in base a leggi statali o regionali o altre norme urbanistiche vigenti, più che la demolizione, la restituzione in pristino. Questo perché di regola la SCIA si sana semplicemente con una sanzione, quindi non prevede un ordine di demolizione e di rimessa in pristino. Ma se stiamo parlando di immobili vincolati e restauro e risanamento conservativo su questi immobili in assenza di SCIA, è possibile ordinare la rimessa in pristino. Ancora, quando gli interventi di quel comma 2 sono eseguiti su immobili anche non vincolati, compresi nei centri storici nelle zone A, viene chiesto al MIBAC, al Ministero per i beni e le attività culturali, un parere vincolante circa la restituzione in pristino o l'irrogazione della sanzione pecuniaria. Cioè, quindi la sovrintendenza in questo caso deve valutare se sia più dannoso, o quindi se sia meglio, se vogliamo, dal rovescio della medaglia, mantenere l'opera così modificata applicando solo la sanzione, o se sia necessario rimettere in pristino ed eliminare tutto. Se l'intervento è conforme sia alla disciplina urbanistica edilizia vigente sia al momento in cui è stato realizzato, sia nel momento di presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso può ottenere la sanatoria dell'intervento versando una somma non superiore a 5.164, non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio. Questa è la
accertamento di conformità per gli interventi soggetti a SCIA per i quali non è stata appunto presentata la SCIA. La segnalazione, anche qui in maniera speculare, a quanto avviene per la CILA, se la SCIA è presentata quando i lavori sono in corso di esecuzione spontaneamente, si applica un pagamento a titolo di sanzione della somma di 516 euro, prima di tutto quello che abbiamo visto, al posto di tutto quello che abbiamo visto prima. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l'applicazione di sanzioni previste dall'articolo 44, che sono sanzioni penali. Questo perché l'IPR 380 ci chiarisce che le regioni possono ampliare il campo di applicazione della CILA, della SCIA, ma anche del permesso di costruire, ma tutto questo non ha influenza sull'aspetto penale, che invece è di stretta competenza del legislatore statale. Quello che è come dire, un illecito di natura penale deve essere tale in tutto il territorio nazionale, non può essere cioè non ci può essere una fattispecie che è reato a Milano e non è reato a Palermo o viceversa. Fin qui la SCIA. Due parole sulla SCIA alternativa al permesso di costruire, che forse era il caso di introdurvi dopo il permesso di costruire, ma visto che stiamo salendo, come dire, da un gradino all'altro, vi dico adesso: la SCIA alternativa al permesso di costruire è una SCIA rafforzata che si applica a interventi più gravosi di quelli soggetti alla SCIA ordinaria che abbiamo visto fino ad ora e che sono normalmente soggetti a permesso di costruire. Cioè, detto in altri termini, finora abbiamo visto gli interventi di edilizia libera, quelli soggetti a CILA e quelli soggetti a SCIA. Gli interventi più gravosi di quelli soggetti a SCIA sono soggetti a permesso di costruire, quindi a un titolo espresso. Alcuni di questi però possono essere realizzati in alternativa al permesso di costruire con una SCIA speciale, che è appunto la SCIA alternativa al permesso di costruire. È una SCIA con efficacia differita di 30 giorni, mentre nella SCIA che abbiamo visto finora i lavori possono essere immediatamente iniziati, salvo che non sia necessario acquisire altri atti abilitativi espressi, come ad esempio l'autorizzazione paesaggistica o quella sismica. La SCIA alternativa al permesso di costruire è sempre soggetta all'attesa di 30 giorni. Bisogna aspettare 30 giorni prima di poter avviare i lavori. E si può attivare a scelta dell'interessato, quindi è una discrezionalità che ha esclusivamente il cittadino che vuole realizzare quei lavori, per gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante, cioè quelli che comportino anche modifica alla colorimetria complessiva, oppure che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici cambino la destinazione d'uso, o gli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio che modifichino la sagoma, la volumetria o i prospetti. Vi preciso, perché ho visto con la coda nell'occhio una domanda, che non esiste nessuna norma che definisce la ristrutturazione edilizia leggera e pesante, ma esiste una norma che dice che certe tipologie di interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti a SCIA e certi altri a permesso di costruire o a SCIA alternativa al permesso di costruire. Leggera e pesante sono due acronimi utilizzati, cioè gli acronimi, come dire, due scorciatoie utilizzate tra gli addetti ai lavori per individuare gli interventi di ristrutturazione soggetti a SCIA, quindi quelli meno gravosi, e quindi ristrutturazione leggera, ristrutturazione soggetta a SCIA, e quelli più gravosi soggetti a permesso di costruire, e quindi ristrutturazione pesante. Semplicemente quello è un termine che viene utilizzato per semplicità, perché non è che tutte le volte possiamo dire interventi di ristrutturazione che comportino o non comportino modifiche della volumetria. Per fare più veloce, diciamo ristrutturazione leggera e ristrutturazione pesante. Tutto qui. Quel che cambia è semplicemente il titolo abilitativo che è applicabile. Ancora, la SCIA alternativa al permesso di costruire, oltre alla ristrutturazione edilizia pesante, può essere applicata anche a nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, se in applicazione di piani attuativi, quindi di piani urbanistici di dettaglio,
che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, cioè laddove la pianificazione urbanistica, in questo caso attuativa, ma analogamente c'è scritto per gli strumenti urbanistici generali per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione, avesse un dettaglio tale da individuare esattamente le disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive applicabili, in alternativa al permesso di costruire, si può utilizzare la SCIA, alternativa al permesso di costruire, asseverando di aver rispettato quelle disposizioni di particolare dettaglio contenute nello strumento urbanistico. Cioè, quindi più è di dettaglio la pianificazione, più diciamo meno c'è necessità di chiedere un titolo abilitativo espresso, si può asseverare. Questo è abbastanza intuitivo anche a livello di io, ovviamente, anche uscendo dal campo dell'edilizia, posso applicare dei titoli abilitativi e dei regimi amministrativi di maggior favore basati sull'autocertificazione. Ogni qualvolta, o meglio, ne posso applicare tanto più quanto più la norma è chiara e definita, cioè se la norma mi dice che cosa posso fare e che cosa non posso fare, io non ho bisogno di chiedere un permesso. Posso tranquillamente asseverare di aver rispettato quella norma e di fare. Se la norma, invece, come nel caso della paesaggistica, mi dice che devo valutare la compatibilità di quell'intervento con gli obiettivi di, come dire, tutela di quei beni, e non è che mi dice che cosa posso fare o che cosa no, e lì è sottesa una valutazione discrezionale da cui discende la necessità di un atto espresso. Quando sono necessari atti di assenso espressi nella SCIA alternativa al permesso di costruire, se l'immobile è sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete anche in via di delega alla stessa amministrazione comunale, il legislatore presuppone, qui non ho una conferenza di servizi perché il vincolo è gestito dalla stessa amministrazione comunale, il termine di 30 giorni per l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non è favorevole, la denuncia è priva di effetti. Poniamo di avere una SCIA alternativa al permesso di costruire con autorizzazione paesaggistica. Se l'autorizzazione paesaggistica viene negata, è evidente, i lavori non iniziano, punto e basta. Se l'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata, i 30 giorni decorrono dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Su questo, secondo me, sempre a mia modesta opinione, si potrebbe fare qualcosa di più sulla semplificazione, nel senso che a me non piacciono, per una mia forma mentis, non piacciono particolarmente i trenini istruttori, cioè il fatto che uno debba verificare le cose dopo l'altro. Allora, se io ho chiesto un'autorizzazione paesaggistica e magari ho aspettato 3 mesi per averla, che senso ha che mi fai aspettare altri 30 giorni? Perché l'ufficio tecnico le sue verifiche le deve svolgere dopo che mi viene rilasciata l'autorizzazione paesaggistica. Per me, semplificazione è uguale a, come dire, mandare in parallelo e non in sequenza. Perché tutto quello che io mando in sequenza, i tempi di verifica di uno si sommano a quelli dell'altro. Invece, se io li mando in parallelo, aspetterò 3 mesi per l'autorizzazione paesaggistica e vorrà dire che l'ufficio tecnico comunale avrà 3 mesi anziché 30 giorni per verificarsi la conformità di quell'intervento, ma sempre quelli dovrebbero essere. Ciò detto, al di là dei miei auspici e delle mie opinioni personali, in questo momento la norma ci dice che i 30 giorni decorrono dal rilascio dell'atto di assenso. E quindi c'è una sequenzialità analoga al fatto, a quanto accade se il vincolo è gestito da altri soggetti. Perché in questo caso l'ufficio comunale indice la conferenza dei servizi, quindi sue o il sua, sostanzialmente qui ci dice che indice una conferenza dei servizi. Sembrerebbe non prevedere una molteplicità dei titoli abilitativi come è previsto dall'articolo 14 della 241 90, nel senso che sembrerebbe prevedere un regime, anche se anche su questo ci sono diverse chiavi di lettura, nel senso che c'è chi intende che comunque si applichi il principio generale per cui la conferenza dei servizi deve essere indetta solo se ho una pluralità di titoli abilitativi da acquisire. Il termine di 30 giorni decorre dall'esito della conferenza di servizi.
30 giorni per fare le verifiche, se è riscontrata l'assenza di una o più condizioni, ordine motivato di non effettuare l'intervento e in caso di falsa attestazione, segnalazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza. Fermo restando, qui non è riportato, ma il principio generale della SCIA all'ordine di conformazione dell'attività. Ancora, peculiarità della SCIA, alternativa al permesso di costruire, alla fine dei lavori si rilascia un certificato di collaudo finale con il quale il tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la SCIA. Va bene. Andiamo all'ultimo, sono già le 11, all'ultimo, al più gravoso titolo abilitativo che è appunto il permesso di costruire. Il permesso di costruire si applica agli interventi di nuova costruzione, come abbiamo definito nel webinar del 15 febbraio, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, che sono sicuramente interventi particolarmente gravosi e non di sicuro quotidiani, o interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante. Non sto lì a ripetervi ancora una volta tutto. Gli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante possono sempre essere soggetti alla SCIA alternativa al permesso di costruire, mentre i primi due, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, possono essere soggetti a SCIA alternativa al permesso di costruire solo se in applicazione di strumenti urbanistici di particolare dettaglio. Le regioni possono stabilire con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permessi di costruire o a SCIA. Qui sta demandando alle regioni sostanzialmente di disciplinare i mutamenti di destinazione d'uso, quindi quali mutamenti dell'uso dell'immobile che siano connessi o no a lavori. Quindi demanda alle regioni di stabilire che cosa assoggettare a permesso di costruire e che cosa a SCIA tra i mutamenti di destinazione d'uso con o senza opere. Le regioni possono anche individuare con legge ulteriori interventi che in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire, fermo restando che la violazione delle disposizioni regionali che estendono il campo di applicazione del permesso di costruire non hanno riflessi sul piano penale. Questo perché mentre la CILA e la SCIA hanno delle sanzioni esclusivamente amministrative e quindi si risolvono normalmente col pagamento di una sanzione o eventualmente con la rimessa in pristino, ma non implicano un reato penale per chi le avesse realizzate, messe in opera. Il permesso di costruire ha riflessi penali, cioè gli interventi realizzati in assenza di uniformità al permesso di costruire costituiscono reato e conseguentemente, per quanto vi dicevo prima, il fatto che la regione estenda il campo di applicazione del permesso di costruire non può estendere il campo di applicazione della normativa penale, che invece deve essere identica su tutto il territorio nazionale. Elementi essenziali del permesso di costruire sono: il permesso di costruire rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica edilizia vigente. Quindi il primo presupposto per il rilascio del permesso di costruire è la conformità dell'intervento alle norme, alla pianificazione e ai regolamenti edilizi. È subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, oppure in alternativa all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime opere di urbanizzazione contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento. E ancora, al permesso di costruire si applicano le misure di salvaguardia, per cui se l'intervento oggetto di domanda di permesso di costruire è in contrasto con strumenti urbanistici adottati, quindi che non sono ancora approvati, non sono ancora vigenti, ma sono già stati adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda per un massimo di 3 anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero 5 anni se lo strumento urbanistico è già stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione, che normalmente è l'autorità regionale, entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. E quindi sei in fase avanzata l'iter. Ancora, il provvedimento del permesso di costruire è soggetto a silenzio assenso nel termine di
60 più 30 giorni, perché il DPR 380 prevede che l'istruttoria abbia un termine massimo di 60 giorni, a cui segue un termine per l'adozione del vero e proprio del provvedimento del permesso di costruire di 30 giorni. Trascorso questo termine si forma il silenzio assenso, salvi i casi in cui sussistono vincoli, per cui è necessario acquisire appunto atti espressi che sono esclusi dal silenzio assenso. Se è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati resi da amministrazioni diverse, si procede in conferenza di servizi. Il termine può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per la motivata richiesta di documentazione integrativa che non fosse possibile acquisire d'ufficio. Il termine per l'inizio dei lavori, ecco qui il termine di validità. Non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultima azione non può essere superiore a 3 anni dall'inizio dei lavori, salvo proroga per motivazioni non dipendenti dalla volontà dell'interessato. Per quanto riguarda la proroga del permesso di costruire e della SCIA, allo stato attuale io ho una disciplina ordinaria. La disciplina ordinaria appunto si applica solo al permesso di costruire, perché per la SCIA la norma mi dice che la parte non realizzata è soggetta a una nuova SCIA. Per il permesso di costruire mi dice che decorsi i termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con un provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche, di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, o se si tratta di opere pubbliche il cui finanziamento è previsto in più esercizi finanziari. La proroga è comunque accordata se i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi infondate. Per esempio, se gli sono stati sospesi i lavori. Questa è la disciplina ordinaria della proroga, ma in questo momento noi abbiamo ben due, come dire, regimi speciali legati alla, come si dice, all'emergenza sanitaria da Covid-19. Il primo è l'articolo 103,2 del decreto legge 18 del 2020, che mi dice che tutti i termini, compresi quelli di inizio e fine lavori, in scadenza tra il 31 gennaio del 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, che dovrebbe essere il 31 marzo, e si dice che questa volta non sarà ulteriormente prorogata, sono prorogati per 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza. Quindi fino a fine giugno, tutto ciò che doveva scadere tra il 31 gennaio del 2020 e il 31 marzo prossimo, in realtà è prorogato ex lege di 90 giorni dopo il 31 marzo. Non ho fatto i calcoli, dovremmo essere intorno al 30 di giugno, perché marzo, aprile, forse è il 20, 31 marzo, 30 giugno dovrebbe essersi. Non c'è bisogno di comunicare niente, questa proroga opera ex lege. Poi abbiamo ancora la seconda proroga speciale Covid-19, l'articolo 10,4 del decreto legge 76 del 2020, in cui con comunicazione l'interessato mi può comunicare la proroga di un anno dell'inizio dei lavori o di 3 anni della fine dei lavori, di tutti i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 del dicembre del 2020. Purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione all'interessato e sempre che i titoli non risultino in contrasto al momento della comunicazione con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. E quindi è una semplice comunicazione, non c'è nessuna discrezionalità da parte dell'amministrazione ed è una proroga di cui l'interessato appunto ha diritto. Devo velocizzare un po' perché sto sforando un po' il termine, se no non ho spazio per domande. Qui vi ho riportato un quadro sinottico dove vi ho riportato sulla sinistra la categoria edilizia e a destra il titolo abilitativo corrispondente per mettere insieme l'argomento del webinar del 15 febbraio con quello che abbiamo trattato oggi. Spero che sia un argomento, diciamo, come dire, una tabella che vi può essere utile nella pratica quotidiana. Due parole due sull'agibilità. L'agibilità è legata, innanzitutto l'agibilità è stata introdotta dall'articolo
per la prima volta dall'articolo 221 del Regio Decreto del 1265 del 1934, testo unico delle leggi sanitarie. Gli edifici o parti di essi non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità. Perché vi leggo questa roba preistorica? Per farvi capire che l'agibilità, al di là della disciplina attuale che è contenuta nel DPR 380 del 2001, viene da lontano e prevede un'autorizzazione, oggi trasformata in una SCIA, che diciamo è volta a verificare che quell'immobile possa essere utilizzato, abitato, e che abbia quindi delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio e anche degli impianti che sono installati in quell'edificio, e che quindi sia stato realizzato in maniera conforme e che non ci siano pericoli o rischi nell'utilizzarlo. La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata per tutte le nuove costruzioni in caso di ristrutturazioni, ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali e per qualsiasi intervento sull'edificio esistente che possa influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio e dell'impianto. Si deve presentare entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, può essere anche parziale e riguardare singolo edificio, singole porzioni della costruzione o anche singole unità immobiliari, alle condizioni che ci dice il DPR 380 del 2001. Io come illustrazione mi fermo qui, vi avrei voluto anche parlare delle tolleranze edilizie, degli aspetti relativi alle difformità e tutto il versante delle sanatorie, ma è veramente un argomento molto vasto. Valuteremo poi se magari approfondirlo, ma penso di avervi dato una panoramica abbastanza completa, fermo restando il fatto che il mio obiettivo non era quello di fare un webinar di approfondimento sulla materia edilizia, che è veramente un mare magnum, quanto quello di fornire le chiavi per la gestione di questa tipologia di procedimento anche agli amministrativi che lo vedono sempre come un argomento un po' ostico. Ecco, questo era il mio obiettivo principalmente. Allora, Grazie Massimo, anche perché sei raffreddato, ci sono tante domande, penso alcune delle quali hai risposto durante la trattazione. Se vuoi dargli una scorsa e vedere se puoi sì, rispondere a qualcuno. Grazie. qualcuno grazie. Sì, adesso le guardo. Sull'efficacia della CILA, vedo una domanda sull'efficacia della CILA, l'ho detto, credo di aver risposto mentre parlavo. I 3 anni di efficacia della SCIA condizionata decorrono a partire dal rilascio dell'atto abilitativo espresso a cui è subordinata l'attività? Sì, la risposta è sì, certo. Se io mi trovo una SCIA condizionata, la cui efficacia è sospesa fino all'acquisizione dei titoli abilitativi presupposti, è evidente che i 3 anni di efficacia della SCIA stessa decorrono dal momento in cui la SCIA acquisisce efficacia e quindi dal momento in cui viene acquisito l'ultimo titolo abilitativo presupposto che mi consente di iniziare effettivamente i lavori. Non posso certo considerare i 3 anni decorrenti da quando la SCIA l'ho presentata, ma non era efficace perché subordinata all'acquisizione di atti espressi. Pare che la CILA non abbia termini di efficacia e non preveda neppure una comunicazione di fine lavori, si confermo, la norma non lo prevede espressamente. Il termine di validità della CILA potrebbe essere introdotto da un regolamento edilizio? Insomma, lo vedo un elemento un po' forte, nel senso che la CILA è un titolo abilitativo che è introdotto dalla legge e non può, cioè un regolamento può sì dettagliare elementi di dettaglio che la legge non norma, ma introdurre un limite
come dire, un istituto disciplinato dalla legge, che la legge stessa non mette, francamente non lo metterei in regolamento edilizio. Secondo me è la regione che con propria legge regionale, semmai, lo può normare, ma non è una cosa che può essere legata così. Anche perché poi ci vorrebbe una sanzione, vabbè, la sanzione sul regolamento si potrebbe introdurre, ma no. La necessità di comunicare al SUE i nominativi dell'impresa riguarda solo l'impresa edile o tutte le ditte che vengono coinvolte nell'intervento, impiantisti, artigiani, eccetera? Io direi tutte le ditte che vengono coinvolte nell'intervento, sono comunque imprese, cioè la norma non fa differenza di, come dire, di codice Ateco della ditta, che se rientra in un codice o in un altro, tutte le ditte che sono impegnate nella realizzazione di quell'intervento. Ancora. Buongiorno, quando viene presentata la variante ad una SCIA, i termini di validità del titolo, quali sono? Quelli della prima SCIA o quelli della SCIA di variante? È un nuovo titolo, per cui ritengo che si riapplichino nuovi termini. È un nuovo titolo e quindi si applicano i nuovi termini. E quindi di nuovo 3 anni. Quale articolo normativo prevede la ristrutturazione edilizia leggera e quale pesante? Non mi sembra di trovare queste definizioni. A questa domanda ho risposto, vi ho spiegato che sono semplicemente delle terminologie, come delle scorciatoie per individuare la ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA e quella soggetta invece a permesso di costruire. Tra gli atti sostituibili da attestazioni nella SCIA si può pensare all'autorizzazione di passi carrabili o a vincoli funzionali ferroviario, stradale, elettrodotto. Bisognerebbe capire esattamente a che cosa attiene il vincolo, perché la maggior parte di questi in realtà sono legati a ragioni di sicurezza, cioè il passo carrabile è legato a valutazioni e verifiche di sicurezza previste dal codice della strada. Idem sui vincoli ferroviari, stradali, sono sempre legate alla sicurezza della circolazione ferroviaria o stradale e quindi li vedo un po' difficili da sostenere che siano sostituiti da una SCIA. Fermo restando che auspico che scusatemi, che la tabella del 222 venga implementata con ulteriori fattispecie perché è quello lo strumento che ci dovrebbe dare questa risposta. Però la vedo difficile. La separazione fisica della SCIA di cui è l'articolo 22, dalla SCIA alternativa al permesso di costruire di cui è l'articolo 23, avvenuta, se non ricordo male, con il decreto legislativo 222 del 2016, ha creato non proprio problematiche. Una è quella che alcune incombenze che prima erano comuni per le due fattispecie, ora sono rimaste solo per la SCIA alternativa al permesso di costruire. Tra queste le incombenze del comma 7 dell'articolo 23, che sembrerebbe applicarsi solo all'articolo 23 e non più all'articolo 22. Ora io esattamente non mi ricordo l'articolo 23, comma 7, stiamo parlando del collaudo finale, direi che è legato solamente alla SCIA alternativa al permesso di costruire, questo sì. Diciamo che il legislatore, anche io trovo che non sia particolarmente chiaro. Il legislatore ha voluto, quello che ci ha voluto dire tra le righe è che per la SCIA di quell'articolo 22 si applicano tutte le disposizioni generali contenute nell'articolo 19 e 19 bis della legge 241 del 90 e quindi rimanda a quello per tutto quello che sono le verifiche e gli adempimenti conseguenti e successivi, mentre alcune precisazioni sono contenute nell'articolo 23 che disciplina la SCIA alternativa al permesso di costruire, che è una SCIA speciale. Tant'è che lo stesso articolo 23 contiene, se guardate bene, tutta la disciplina di dettaglio, anche dei termini per l'effettuazione dei controlli, di come si acquisiscono i titoli abilitativi presupposti e via dicendo. Cioè è proprio una
istituto a sé stante, che è normato in maniera specifica, mentre per l'altro valgono le regole generali. Questo ci ha voluto dire. Sull'articolo 7 del 23 concordo, anche secondo me si applica solo al 23 e non al 22. Nelle scia in sanatoria, l'articolo 37,4 prevede che sia coinvolta l'Agenzia del Territorio per determinare l'aumento di valore dell'immobile per la determinazione della sanzione. Per piccoli interventi e per semplificare, è corretto accettare la dichiarazione del professionista che attesta che non vi è aumento di valore dell'immobile valutato con i parametri catastali qualora non cambino a seguito dell'abuso. Mi riservo di verificarla meglio, ma secondo me sì, posso sempre mandarlo all'Agenzia del Territorio per un controllo, però francamente lo accetterei. È corretto presentare una SCIA per un intervento di ristrutturazione con ampliamento. Ristrutturazione con ampliamento dipende dall'intervento, cioè dipende se rientra in leggera o in pesante. Se per ampliamento intendiamo ampliamento volumetrico, è sempre ristrutturazione pesante e quindi è sempre permesso di costruire o al massimo scia alternativa al permesso di costruire. Non può essere scia ordinaria, di sicuro. Se per ampliamento invece intendiamo, non lo so, il fatto che magari possa inglobare delle parti dell'immobile che facevano parte di altre unità immobiliari senza modificare la sagoma, la volumetria, addirittura potrebbe essere CILA. L'intervento va valutato caso per caso nel suo complesso. Alla scia alternativa permesso di costruire è applicabile la conformazione articolo 19.241? Questa è una bella domanda. In effetti io prima ho detto così, ma alla scia alternativa permesso di costruire sembrerebbe normata in maniera specifica dall'articolo 23 del DPR 380 del 2001. E sembrerebbe anche che si applichi il comma 6 di questo articolo 23, cioè che in caso di assenza di una o più condizioni stabilite, l'autorità notifica all'interessato un ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e non prevede in alternativa la conformazione. Mi riservo di ricontrollarmelo meglio. Letto così, direi di no, effettivamente. Anche se in effetti non c'è un rimando all'articolo 19 della 241 per quanto non previsto dal presente articolo, quindi probabilmente direi di no. Ma me lo controllo meglio e poi rispondo per iscritto. Vedo se c'è giurisprudenza più che altro, ecco, queste cose qua. Dal 1 aprile ci saranno i 90 giorni post-Covid per il permesso di costruire. Credo di aver risposto a questa domanda, nell'illustrazione. Molti anche per i deor temporanei rilasciano un permesso di costruire. Cosa ne pensa? Come vi ho detto, dipende dalle caratteristiche dell'intervento e dipende da cosa intendiamo per temporaneo. Cioè, perché un intervento potrebbe anche essere soggetto a essere smontato, in determinati periodi, ma è destinato a soddisfare un bisogno che è tutt'altro che temporaneo. E quindi ci può stare il permesso di costruire. Va valutato caso per caso. Sovente si fa fatica a inquadrare la rigenerazione urbana, che è più volte richiamata nel DPR 380 del 2001 in vari articoli, lettera D, comma 1 dell'articolo 3, comma 1 bis dell'articolo 3, ma all'interno dello stesso testo unico non è presente la definizione della richiamata rigenerazione urbana. Questa quindi la si deve desumere da disposizioni speciali regionali, qualora presenti, ovvero la si può ricavare dal capoverso del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 32 del 2019. Anche se non è propriamente una vera definizione, o la si può trovare in altre disposizioni, la stessa è invece presente in svariati disegni di legge depositati nei due rami del Parlamento, ma che ad oggi non sono ancora stati trasformati in legge.
Sì, condivido, non c'è una vera e propria definizione, si può dedurre da questi articoli citati, diciamo che sono politiche, quando parliamo di rigenerazione urbana, anche se qualche volta mi viene ribaltata fino ai livelli più bassi, dove per livelli più bassi intendo quelli esecutivi per l'acquisizione di titoli abilitativi, per singoli interventi, in realtà stiamo parlando di politiche di più alto livello di pianificazione, che sono volte alla rigenerazione, quindi al riutilizzo di aree urbane nel miglioramento e anche per limitare il consumo del suolo e per, come dire, perseguire finalità anche di tutela dell'ambiente, del paesaggio, eccetera, ma non c'è una vera e propria definizione normativa, anche se è un concetto che si riferisce, ripeto, più che altro a politiche di più alto livello che all'acquisizione di titoli abilitativi su singoli interventi, ecco. Nell'ambito della CILA, il professionista abilitato quali profili dovrà asseverare oltre a quelli edilizi? Ad esempio l'insussistenza di vincoli, la non sottoposizione all'intervento alla normativa di prevenzione incendi. Allora, come la norma ve l'ho letta e ci dice: conformità agli strumenti urbanistici approvati e regolamenti edilizi vigenti, compatibilità con la normativa sismica e con quella sul rendimento energetico dell'edilizia e il non interessamento delle parti strutturali dell'edificio. Dopodiché, però, nel rispetto, e quindi si ribalta sull'asseverazione, il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico e disposizioni contenute nei beni culturali del paesaggio. In ogni caso, questo è stato, come dire, tradotto e codificato nella modulistica unificata che chiede, contiene al suo interno anche una checklist per individuare i profili connessi all'intervento. Nell'ipotesi di richiesta della sola autorizzazione paesaggistica per volontà espressa dell'istante, con presentazione della SCIA successivamente all'acquisizione del titolo paesaggistico, l'atto conclusivo del SUAP che cosa autorizza? Questa è una bella domanda. Secondo me in ambito SUAP non si può applicare quella disposizione del 380. Quella disposizione del 380 si può applicare in ambito SUE, ma non in ambito SUAP, perché in ambito SUAP io devo, ho un procedimento unico e il provvedimento unico costituisce titolo abilitativo per l'effettuazione dell'intervento e non può esserlo se mi manca un pezzo. Io personalmente la penso così, non prendetelo come la Bibbia, nel senso che è una bella domanda, ma proprio per quello a me non piace tanto. Ma siccome in ambito SUAP io tutto il castello parte dall'assunto che io gestisco un procedimento unico volto all'acquisizione di un titolo unico che abilita l'intervento nel suo complesso, per me quella disposizione in quel caso non si può applicare, solo in ambito SUAP. Cosa pensa della possibilità di richiedere l'autorizzazione allo scarico domestico oggi AUA separatamente dal procedimento unico SUAP relativo al titolo edilizio, in quanto si tratta di autorizzazione all'esercizio dello scarico e non alla realizzazione di impianti? La sentenza di Consiglio di Stato 1080 del 2020 ha ritenuto che l'autorizzazione allo scarico vada rilasciata previa ultimazione dei lavori. Francamente non conosco questa sentenza, mi riservo di controllarmela, ma se non ricordo male, il codice dell'ambiente invece mi dice espressamente che l'autorizzazione è richiesta contestualmente al titolo edilizio, anche se è un'autorizzazione cosiddetta preliminare. Ne penso che sia possibile, sempre fermo restando il fatto che il SUAP gestisce procedimenti unici in cui devono essere acquisiti tutti i titoli abilitativi necessari per l'effettuazione di quell'intervento, ma ciò non toglie che potrebbero essere definiti alcuni elementi dell'intervento in una fase successiva alla realizzazione dell'intervento edilizio e quindi certe autorizzazioni possono essere richieste dopo. Non ci vedo niente di scandaloso in questo, però mi vedo meglio anche questa sentenza, poi vi rispondo per iscritto.
Io mi fermerei qui perché Va bene, sono. Massimo, siamo arrivati alla fine, anche se le Sì. domande non sono finite, ma so che come al solito tu farai le risposte scritte a quelle alle quali non hai avuto tempo di rispondere, approfondirai come al solito tutte le tematiche. Quindi ci salutiamo, saluto tutti. E ci aggiorniamo alla prossima settimana sul provvedimento Power. Grazie a tutti, grazie anche a Stefania Mulas che ci ha assistito e alla prossima. Arrivederci. Grazie e arrivederci.